a tutti da Sonia. Oggi preparo un primo piatto dal gusto molto delicato, un perfetto connubio tra verdure e pesce, le pernette, zucchine e gamberi. Come ingredienti ci occorrono 300 g di gamberi, 350 g di zucchine, 2 spicchi d'aglio, un pizzico di peperoncino, un ciuffetto di prezzemolo, olio, sale e 320 g di pasta a penne. Per prima cosa puliamo i gamberi, quindi li sgusciamo e togliamo la testa. In seguito eliminiamo dai gamberi il budellino, in quanto è amaro e ricco di sabbia. Per facilitare l'operazione possiamo utilizzare uno stecchino di legno, oppure dobbiamo aprirli con uno spelucchino. Prepariamo adesso una sorta di fumetto veloce che ci servirà per insaporire la preparazione. Quindi schiacciamo mezzo spicchio d'aglio e lo rosoliamo in una casseruola con poco olio. Aggiungiamo poi i gusci, facciamo rosolare, uniamo anche i gambi di prezzemolo e copriamo con acqua e lasciamo sobbollire a fiamma delicata. Prepariamo adesso le zucchine che, dopo aver tagliato a metà nel senso della lunghezza, affettiamo ad uno spessore di circa 2-3 mm. Procediamo adesso con la cottura delle zucchine, quindi in una padella scaldiamo 2-3 cucchiai d'olio, aggiungiamo uno spicchio d'aglio schiacciato, lo lasciamo imbiondire e uniamo le zucchine. Aggiungiamo un pizzico di sale, mescoliamo e le lasciamo cuocere a fiamma moderata fino a farle intenerire. Per evitare che le zucchine si possano asciugare eccessivamente, le copriamo con un coperchio e continuiamo la cottura. Nel frattempo tritiamo finemente l'aglio e il prezzemolo. Per facilitare l'operazione lo schiacciamo prima. Tritiamo finemente anche il prezzemolo. A questo punto possiamo cominciare a preparare la salsa. Nel caso in cui i gamberi fossero troppo grandi, possiamo tagliarli. Possiamo ridurli in pezzetti più piccoli oppure tagliarli in senso longitudinale. Una volta che la mise en place è pronta, ovvero disponiamo di tutte le basi necessarie alla realizzazione del piatto, procediamo alla cottura della salsa. Togliamo le zucchine dal fuoco, che sono pronte, infatti sono tenere, ma non devono essere sfatte. Quindi in una padella scaldiamo 3 cucchiai d'olio, uniamo l'aglio e lo lasciamo leggermente rosolare. Uniamo anche un pizzico di peperoncino, i gamberi, e lasciamo rosolare. Aggiungiamo anche una spolverata di prezzemolo e bagniamo con il fumetto. Mettiamo intanto a cuocere la pasta in acqua in ebollizione salata. Mescoliamo e duriamo le zucchine, tralasciando l'aglio. Aggiustiamo di sale, eventualmente possiamo aggiungere anche del pepe. Mescoliamo, lasciamo insaporire per circa un minuto. Dopodiché spegniamo e attendiamo la cottura della pasta. Quando la pasta è ancora al dente, la scoliamo e la versiamo nella padella ben calda e la saltiamo a fiamma vivace. Se il caso aggiungiamo anche dell'acqua di cottura e lasciamo insaporire per circa un minuto. Spegniamo e possiamo impiattare. Aggiungiamo un'ulteriore spolverata di prezzemolo e serviamo ben caldo. Con la salsa zucchine e gamberi si possono condire diversi formati di pasta. Gli ideali sono linguine e anche le mezze maniche. Ancor meglio si ottengono dei buoni risultati con la pasta fresca, soprattutto con i tagliolini. Un saluto da Sonia e alla prossima ricetta.